Ok, analizziamo ora il protocollo LIT che fa parte del secondo workout proposto nella modalità Tahiti. Quattro esercizi diversi da eseguire per 60 secondi l'uno, intervallati per 75 secondi di recupero. Attrezzi utilizzati kettlebell e snatch. Nel primo esercizio dovremo eseguire 60 secondi di American Swing, per l'uomo peso consigliato 32 kg, per le donne 20, 75 secondi di recupero, subito dopo 60 secondi di snatch. Uomo consigliato 24 kg, per la donna 16. Dopo 75 secondi di recupero eseguiremo 60 secondi di snatch con la mano opposta. 75 secondi di recupero, l'ultimo round saranno 60 secondi di pushing slam. Per l'uomo consigliato un carico da 10 kg, per le donne una slam ball da 6. 75 secondi di recupero e il tutto dovrà essere ripetuto per 3-4 volte. Vediamo ora come eseguire in pratica il thruster. Il thruster è un esercizio unico composto da un front squat e un push press. Proprio per questo motivo, quindi il push press dovrebbe essere eseguito appunto con dei carichi superiori al nostro massimale di press, per tutta la fase eccentrica del front squat i gomiti dovrebbero rimanere molto alti. Quindi la fase eccentrica del front squat avviene con i gomiti alti proprio come fosse un front squat. Non appena sto per terminare la fase concentrica del front squat, inizio ad abbassare i gomiti ed inizia appunto la fase del precaricamento del nostro push press che termina col bilanciere in overhead. Non appena il bilanciere sta scendendo vicino al petto, nella prima fase in cui teoricamente inizierei ad ammortizzare il mio push press, inizia la fase eccentrica del front squat. Quindi l'esercizio verrebbe eseguito in questo modo. Che è proprio la seconda parte della nostra tabata, è un esercizio a corpo libero composto da una cosciata alla stazione retta, quindi un full front squat. Da questa posizione appoggio le mani a terra, salto subito con i piedi per portarmi in plank a braccia tese, inizio subito la fase eccentrica del push up. La fase concentrica corrisponde con il ritorno in piedi in posizione di front squat. Vi consiglio subito di staccare le mani per cercare di prendere subito una posizione corretta con la colonna vertebrale. Da qui inizia la nostra fase di jump. Il completo diventa questo. Primo esercizio che compone il workout, American Swing, ma nient'altro che uno swing classico che termina però con il kettlebell overhead. Esercizio snatch. Il pushing slam è un particolare slam dove praticamente la palla non viene semplicemente sbattuta al pavimento in questo modo, ma nel momento in cui la palla arriverà all'altezza del petto, invertiremo il senso di spinta ed inizieremo appunto a spingere in una sorta di push verso il pavimento. In questa modalità di esercizio la palla non verrà mai lasciata dalle mani, ma verrà sempre trattenuta all'interno dei palmi. L'esercizio si compone in queste fasi: precaricamento, spinta iniziale, quindi lavoro sul gran dorsale, e da qua invece lavoro più che altro sulla meccanica di estensione dei gomiti. Essere utile inserire anche un piccolo salto di caricamento iniziale.